Buongiorno, bentornati sul canale. È da un sacco che non faccio video, credo sia un mese. E in realtà un po' speravo di tornare con un video normale in cui tutto fosse a posto, però purtroppo no. Vi devo dire che appunto un mese fa è iniziata la quarantena. Ancora non ci credevamo, eravamo un po' tutti quanti scettici e non seguivamo troppo le regole. Era tutto un po' particolare, diciamo, l'atmosfera. E poi in realtà purtroppo ci siamo dovuti abituare. Ebbene sì, oggi è sabato e siamo ancora in quarantena. Ma non sarò assolutamente qui a lamentarmi, voglio fare un video per tenervi compagnia, impegnare me stessa, insomma, un po' così, e vi racconterò semplicemente cosa faccio nelle mie giornate vuote, e quindi nulla, passiamo semplicemente un po' di tempo insieme. Da una settimana, ormai voi vedrete questo video più avanti, però è da circa i primi di aprile che fuori c'è un caldo pazzesco, tipo oggi ci sono 26 gradi ed è solo aprile, fantastico, la ripagheremo con un maggio di pioggia e quindi non so come farvelo vedere, vabbè, un po' si vede, dai. E quindi io sto fuori tipo ore e ore sotto il sole con tutte le adeguate protezioni e niente, sto diventando nera. Infatti è per questo che ho... Aspettate. Ho anche gli shorts sotto, questi qua, perché appunto adesso vado fuori e mi metto sotto il sole. E niente, ho un sacco di cose da raccontarvi. La prima è che mi hanno mandato i ragazzi di Mercy Andy in questa quarantena difficile un igienizzante mani, questo, e io credo che sia il più buono che ho provato fino adesso dei loro. Io sono partita che veramente, vabbè, a parte i petali, super carini, vabbè, tipo i cuori. E io sono partita veramente con questi. Adesso ve li faccio vedere. I Pantone. Tant'è che ormai ha cambiato colore perché ce l'ho da, credo, 2 anni. È quella nuova, si chiama Love Potion 2.0. Non so se si vede, ok. Ed è buonissimo perché ho scoperto che è a base di vaniglia. E anzi, ora me lo metto perché troppo buono. Vi giuro, fa un profumo di vaniglia buonissima, super dolce e sapete che io amo i profumi dolci, quindi questo è il mio nuovo preferito. Scusatemi per questo raffreddore bruttissimo, ma in realtà non sto male, è semplicemente allergia. Quindi niente, speriamo che l'antistaminico faccia il suo effetto. Cose non sono finite. Cosa ho fatto in questi giorni? Ho fatto l'armadio. Oggi dovremmo fare le scarpe in teoria, quindi mettere via tutte le scarpe invernali. Ho fatto l'armadio, sapete che io tengo lassù le scatole, aspettate, con tutti i miei vestiti invernali o estivi in base alla stagione che è. Quindi ho tirato fuori tutte le queste qua, insomma, primaverili, non mi viene il nome, cardigan, tutti traforati, quindi assolutamente primaverili o estivi al massimo. E ho messo su tutte le cose di lana, pesanti, eccetera. Ma diciamo che il più grande cambiamento l'ho fatto qua, appunto, perché ho, vabbè, qua ho mantenuto i miei pantaloni normali, jeans, eccetera, maglietta maniche corte, canotte. Là dietro tutti i pantaloni della tuta e i leggings che ne ho accumulati troppi e qua invece ho messo gli shorts. Là dietro i vestiti, vestitini, tute, eccetera, costumi e basta. Così
questi cassetti li ho mantenuti uguali. Quindi diciamo che ho fatto già il cambio armadi, ma questo è successo già ormai 10 giorni fa, quando non era nemmeno così caldo. E gli short, io di solito ogni anno provo tutto, cioè quando faccio il cambio armadi mi provo i vestiti in modo che se mi stanno piccoli o grandi li metto da parte o proprio li metto via. Ci sono stati anni che proprio, non so, mettevo da parte uno shorts che era grande e l'anno dopo magari mi andava. Quindi li tengo per qualsiasi evenienza, per qualsiasi cambio di peso improvviso. Io sto bene, cioè sono chiaramente messa come voi, cioè vorrei uscire, eccetera, ma chiaramente non faccio nulla di tutto ciò. Allora, allenamento fatto. In realtà oggi ho fatto soltanto addome, però vario, cioè alcuni tipo faccio, mi alleno tutti i giorni, però alcuni giorni faccio addominali, alcuni giorni faccio addominali gambe, cioè gag e niente, questo dipende in realtà da quanta voglia ne ho. Quanta voglia ho di sudare, poi di farmi la doccia, cioè dipende. Dipende. O lo faccio prima di pranzo, comunque ovviamente sempre a stomaco vuoto, o prima di pranzo oppure prima di cena, tipo alle 7. Oggi avevo voglia di farlo ora, quindi mi sono lanciata. Comunque sono disperata perché non sto più bevendo niente. Da quando sono in quarantena, prima bevevo tipo 2 litri d'acqua al giorno, adesso se ne bevo uno è tanto e fa malissimo. Buongiorno, oggi è un nuovo giorno e sì, l'altra clip l'ho un po' stoppata così, perdonatemi. È già pomeriggio, adesso sono uscita fuori, ho preso il sole, ho fatto tutte la routine quotidiana. Adesso devo un attimo sistemare questo casino che c'è un po' tutto qua intorno, perciò lo faremo insieme. Quindi ho ancora in realtà le scarpe indosso e volevo mettermi a fare un pochino di esercizio fisico prima di lavarmi, farmi una doccia, sistemarmi un po', perciò credo che sia giunto il momento. Farò i miei soliti addominali e poi penso che oggi farò anche un pochino di glutei perché è da un po' di giorni che non li faccio, quindi non si sa mai. Comunque, niente, sto lasciando i capelli totalmente naturali. Non so se anche voi, piastra addicted, lo state facendo, perché non lo so, ho l'impressione che chiaramente soffrano di meno e mi fa troppo strano vedermi con i capelli ricci e corti. Comunque, a parte ciò, la mia allergia, come ben potete notare, sta progredendo e sto prendendo l'antistaminico, però cioè, non è che funzioni tantissimo. Dipende un po' dai giorni. Niente, adesso prendo il mio tappetino che è qua dietro, ci metto sopra il mio bellissimo asciugamano, mi cambio un attimo outfit perché questo non è proprio l'outfit più idoneo per fare movimento e poi mi metto a fare gli esercizi.
Comunque è prestissimo perché sono tipo le 4, cioè è veramente presto. E perciò in realtà sì, dopo non so cosa fare. Penso che o mi guarderò un film o mi metterò a guardare una serie TV, insomma, cercherò un'attività che mi tenga un po' in... Allora, la situazione a raffreddore è sempre peggiore, quindi non mi farò vedere, anche perché ho una faccia terribile, però sto decidendo che video guardare su YouTube. Non lo so, penso che vedrò questo. Anche lei è un sacco carina. E niente, ecco, mi mostro da qua. Così non mi si vede del tutto. Buonanotte e ci sentiamo domani, sperando di avere una voce più accettabile. La situazione del raffreddore non è troppo variata in realtà perché sono ancora messa così, però ok. E non ho intenzione di prendere nessun tipo di farmaco perché tanto, cioè, sono a casa, non devo fare nulla. Quindi, e oggi pomeriggio uscirò per motivazioni di necessità. Devo portare un bene primario ad una mia parente, quindi farò questa uscita che in realtà un po' mi rende anche felice perché insomma cambio un attimo aria. Sono ancora in pigiama, ma fra pochissimo mi cambio, mi vesto, faccio una piccola lezione online e poi esco. Buongiorno, allora oggi è giovedì. E niente, io aiuto. E stamattina ho un pochino lavorato, adesso abbiamo pranzato, ho mangiato pollo e insalata. Mi sto lavando le mani e mi preparo per bermi il mio caffè e per lavorare un po' perché devo finire di fare alcune cose, alcuni compiti per l'università, in quanto appunto fra tipo mezz'ora abbiamo un incontro e dovrei appunto presentare questo lavoro, diciamo. Buongiornissimo, oggi missione spesa. Prima avete visto che stavo vedendo una serie TV di cui dopo vi vorrei parlare quando torno. E niente, adesso vado a fare un pochino di spesa così mi distraggo un secondo, esco di casa, prendo aria e basta. Soliti outfit da quarantena. Andiamo. Sono tornata dalla fase spesa e quindi volevo un attimo raccontarvi di questa nuova serie TV che magari può dare spunto, non so, a qualcuno. E la sto guardando ovviamente su Netflix e mi è apparsa tipo tra i titoli del momento, mi pare. In realtà ho visto ancora poche puntate, però è molto avvincente, parla di un delitto che avviene su una nave da crociera. Sono 2 stagioni, ma di quelle abbastanza brevi, tipo da 7-8 episodi l'una. E
Cioè, è ambientata in realtà un po' nel passato, tipo 1950, però è avvincente, insomma, mi sta piacendo un sacco. Quindi adesso guarderò questa e la mia giornata terminerà così perché sono già le 5, quindi poi mi allenerò e cena, dopo cena, insomma, solite cose noiosissime, cioè serie TV poi. Mi sono abituata tutte le sere a bere un infuso, una tisana, una cosa che mi aiuti un pochino a digerire e, boh, per introdurre liquidi in realtà, perché non sto bevendo tantissimo. Niente, quindi ho fatto tutta la mia routine serale, adesso sono le 11 e quindi penso che andrò avanti così tipo tutta notte, perché sono giorni in cui non riesco tanto a dormire la notte, perciò guardo TV, cioè guardo Netflix, insomma cerco di trovare delle alternative che allo stesso tempo non mi alimentino il mal di testa, perché poi mi viene anche mal di testa a stare troppo a guardare gli schermi. Buongiorno, so che sono ridotta in condizioni pessime. Mi devo fare una doccia pazzesca. Ho appena finito di pranzare. Ho mangiato pesce, broccoli e un po' di frutta, un po' di fragole. Adesso sono le 2:30 di pomeriggio. Sto per fare un po' di videochiamate, così mi comincio serenamente questo pomeriggio. Poi doccia, allenamento, cioè allenamento, doccia e serie TV e basta. Volevo anche in realtà iniziare a leggere perché veramente non ho aperto un libro da quando c'è questa quarantena e volevo leggere questo. Io amo Camilleri, ne ho tantissimi suoi. Questi qua sono alcuni di quelli che ho. Mi piacciono un sacco, mi appassionano molto, però è una lettura un po' difficile perché essendo tutto in dialetto è di difficile comprensione, quindi li devo leggere quando sono serena, che tipo ho tempo da dedicare. Se no mi perdo, tipo li lascio lì in sospeso, dopo non mi ricordo più come stava andando la storia, eccetera. Bene, questo è. Quindi io chiuderei qua questo video, nel senso che non ho più niente da raccontarvi di nuovo e spero di farne presto un altro, anche se in realtà le giornate sono sempre così, cioè molto noiose. Quindi non lo so. Vedremo, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piacerebbe o meno e ci vediamo alla prossima. Ciao!